La mia rosa al Fantacalcio 2024-2025. Regole: Fantacalcio a 10 partecipanti, classico senza modificatore di difesa, budget di partenza 500 crediti e modalità d'asta random ruolo per ruolo. Partiamo. Iniziamo dalla porta. In porta punto sempre a un top. Ho preso Sommer alla bellezza di 52 crediti, una spesa importante che però per quanto mi riguarda va fatta, mi piace avere una certezza in porta. Poi il vice di Sommer, Martinez, e come terzo portiere Joronen del Venezia, che più che altro era per togliere un portiere titolare agli altri, quindi in porta, ok. Difesa, primo difensore, Buongiorno, preso a 21 crediti, un'ottima spesa per quanto mi riguarda. Io Buongiorno lo reputo una certezza, penso che possa ripetersi sugli stessi livelli dell'anno scorso a Torino, è un difensore che schiererò sempre. Calabria, un credito, non perché lo volessi, però ho detto, sai che c'è un credito, me lo prendo e lo schiererò in quelle partite abbordabili per il Milan, ad esempio Milan-Venezia, altrimenti sta bene in tribuna. Dumfries, 25 crediti, ecco, per lui forse ho speso un po' troppo, più che altro perché Inzaghi non lo sta facendo giocare, non vorrei che ci fosse qualcosa sotto in chiave mercato. Dumfries, se gioca, è un top in difesa, perché comunque è un esterno di centrocampo che gioca in attacco, che fa gol, fa assist, però attualmente sta giocando sempre Darmian. È anche vero che Darmian non può fare tutte le partite 90 minuti, quindi penso che Dumfries comunque si ritaglierà il suo spazio. Andiamo avanti con Gaspar del Lecce, preso all'asta di riparazione a un credito, titolare fisso, è un calciatore che schiererò in quelle partite abbordabili per il Lecce, dove può portare buoni voti e anche qualche bonus come con il Cagliari. Proseguiamo con Lucumi, un discreto titolare del Bologna, preso a 3 crediti. Luperto, preso a un credito, gran colpo per quanto mi riguarda, l'ho avuto anche l'anno scorso e mi ha fatto godere, quindi ha un credito ottimo Luperto, che è partito fortissimo. Mancini, 11 crediti, una buona spesa anche per lui, punto fermo per De Rossi, calciatore forte sulle palle inattive che mi può fare qualche gol, l'anno scorso 7 gol tra tutte le competizioni. E per chiudere Vasquez del Genoa, anche lui ha fatto una grande stagione l'anno scorso con il Genoa e al Fantacalcio e può ripetersi su quei livelli. In difesa nel complesso mi ritengo abbastanza soddisfatto, peccato solo per Dumfries, dai, spero che si ritaglierà il suo spazio. Passiamo al centrocampo, Chukwueze, preso a 9 crediti all'asta di riparazione. Uno se l'è svincolato, io ne ho approfittato e sinceramente è un jolly da tenere d'occhio al Fantacalcio. Ora il Milan sta vivendo un momento un po' così, però è pur sempre un ala d'attacco, Fonseca valorizza le ali d'attacco, quindi Chukwueze me lo tengo lì, vediamo. Duncan, un credito titolare. Frattesi, 25 crediti, l'ho voluto fortemente, una spesa giusta, 25 crediti per Frattesi, è un calciatore che, come ho detto in altri video, metterò sempre, a prescindere con copertura. Mkhitaryan, 13 crediti, avevo già preso Frattesi, però 13 crediti, ma un titolare dell'Inter non fa mai male, un calciatore che difficilmente scende al di sotto del 6, 2 gol e 6 assist nella passata stagione, quindi Mkhitaryan va sempre bene. Lorenzo Pellegrini, 37 crediti, anche lui, su di lui ci ho puntato, infatti lui e Frattesi li ho consigliati nella rosa ideale, perché comunque Pellegrini con De Rossi l'anno scorso ha avuto un'evoluzione importante e secondo me farà una grande stagione anche quest'anno. Pulisic, il mio super top, preso a 60 crediti, una spesa giusta per Pulisic, che forse sulla carta è il centrocampista più forte al Fantacalcio. Ramadani ha un credito, titolare fisso come Duncan, e Vesino, che è un po' un jolly di centrocampo, l'anno scorso ha fatto ben 6 gol. Ragazzi, penso che il mio centrocampo nei 4 sia veramente forte, con Pulisic, Pellegrini, Frattesi, Mkhitaryan barra Chukwueze. E concludiamo con l'attacco. Belotti, 30 crediti. Mi sta un po' deludendo il Gallo. Io ho fiducia in lui. Per me è un calciatore che può arrivare a 10 gol. In questo inizio ho avuto un po' di difficoltà, come
tutto il Como. Però dai, vedo se mi capita un'opportunità di scambiarlo, lo scambio, anche se per adesso Belotti è difficile da cedere perché ora come ora non se lo prende nessuno. Però dai, ho fiducia nel Gallo. Colombo, 3 crediti, titolare dell'Empoli, rigorista. È uno che può fare tra gli 8 e 10 gol. Lookman, 71 crediti, un po' sottopagato perché c'erano le voci di mercato. Ragazzi, Lookman è il calciatore più forte dell'Atalanta. È uno che può andare in doppia-doppia, quindi è assolutamente un top per un fantacalcio a 10. E ragazzi, qui viene il bello. Romelu Lukaku ha 57 crediti, preso all'asta di riparazione. Vi spiego brevemente cosa è successo. Erano rimasti dei nomi importanti, Leao e Gudmundsson, e io ero il terzo con più crediti. Quello con più crediti ha preso Leao, l'altro ha preso Gudmundsson, e io sono rimasto a fine asta con 133 crediti circa. Sapevamo che molto probabilmente sarebbe arrivato Lukaku, e alla fine mi è andata bene. Lukaku preso a soli 57 crediti. Sono riuscito a fare Lukaku Lookman spendendo meno di 130 crediti. Ottimo. Petagna, quello c'era rimasto, ho preso Petagna, Itkier, forse potevo prendere Caprari, ma ecco, Petagna me lo svincolerò a gennaio senza dubbio, e Raspadori che ho preso nel mentre arrivasse Lukaku. E quindi in attacco Lukaku, Lookman e poi uno tra Belotti e Colombo, direi non male. Quindi, ricapitolando, la mia, diciamo, top 11, ipoteticamente è Sommer in porta, Buongiorno, Dumfries se gioca e Mancini, altrimenti al posto di Dumfries ci sono Luperto e Vasquez che sono due ottimi difensori per il fantacalcio, centrocampo a 4 costituito da Pulisic, Pellegrini, Frattesi e uno tra Mkhitaryan e Chukwueze, e attacco composto da Lukaku, Lookman e uno tra Belotti e Colombo. Io sono soddisfatto, penso di avere una rosa competitiva che può rientrare tra le prime tre. Poi ragazzi, a fantacalcio ci vuole questo e io non ce l'ho. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della mia rosa nei commenti, lasciate un like se volete vedere le rose degli altri fratelli del calcio, mi raccomando. Lasciatemi le vostre rose nei commenti perché sono curioso, ve le giudico anche. Iscrivetevi al canale, condividete il video e attivate la campanella per restare sempre aggiornati e ci vediamo in un prossimo contenuto.